quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi? Non vi sposate, ma se proprio dovete... Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti alla 37esima edizione della fiera Promessi Sposi di Bari. Ciao Antonio e ribenvenuto sul nostro canale. Ciao. Il secondo anno che sono con voi, o il terzo? Il secondo. No, e ti aspettavo perché mai sia, cioè se avessimo avuto te qui mi sarei preoccupato. Eri preoccupato infatti? No, assolutamente ero preoccupatissimo e mi fa piacere vederti. Quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi? Allora, io quest'anno ho realizzato un gadget fighissimo che ho qua, però mi sono un po' pentito perché le ho finite. Guarda, io non mi voglio sposare, che è una bag, perché ho capito che queste ormai vanno di moda, cioè le ragazze escono e vanno a spasso con questa. Ma è il marito secondo me che ha la porta, di la verità. Allora ho trovato più i mariti convinti di sposarsi, non so se per una questione di... Strano, eh? Per una questione forse di assegni familiari, queste cose qua un po' in particolare. Sono i mariti, gli uomini che vogliono sposarsi, questa è una realtà. Le donne, senti, no io posso aspettare, sono gli uomini. Strano ma è vero. Vuoi lasciare qualche messaggio a chi ci sta ascoltando? Non vi sposate, ma se proprio dovete, almeno divertitevi. Questo, quello come sempre. Va bene Antonio, io ti ringrazio di aver di nuovo ripartecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao, grazie. E girando tra gli stand ho incontrato Marilisa del portale Matrimonio in Puglia. Ciao Marilisa, benvenuta sul nostro canale. Ciao Mauro, grazie. Il nostro portale si chiama appunto ilmatrimonioinpuglia.it e si presenta come una guida online per tutti coloro i quali scelgono la Puglia come appunto regione per le proprie nozze. Quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi nell'organizzare il loro matrimonio? Affidatevi al portale ilmatrimonioinpuglia.it, navigate all'interno del nostro sito, scegliete professionisti, ovviamente organizzatevi un po' di tempo prima per assicurarvi poi il professionista appunto perfetto per le vostre nozze. Va bene Marilisa, io ti ringrazio di aver partecipato al nostro canale e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Grazie a te Mauro, un saluto a tutti e continuate a seguirci. Ciao Giada e ribenvenuta sul nostro canale. Grazie, salve a tutti, io sono Giada Gentile, sono la fashion designer di Gentile Wedding Atelier e anche quest'anno Gentile Wedding Atelier è ai Promessi Sposi. Giada, che consigli possiamo dare alla futura sposa nella scelta dell'abito? Allora, per le future spose 2024 consiglio questo periodo per la scelta dell'abito perché è il migliore in quanto la collezione è al completo e quindi di non tardare. Consiglio alle spose di effettuare sempre la scelta col cuore e di seguire le emozioni e il cuore. Io ti ringrazio di aver partecipato di nuovo al nostro canale e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, a presto. E anche quest'anno sono qui con Sandra, direttore del gruppo Meta Resort. Ciao Sandra e ribenvenuta sul nostro canale. Ciao a tutti, grazie per essere ritornato. Noi siamo a Bari con le nostre due strutture, Terranobili e Pietrasole, Masseria Pietrasole, e calziamo a pennello con l'esigenza di ipotetici sposi stranieri che scelgono la nostra regione per poter diciamo, incoronare il loro sogno. Quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi che ci stanno ascoltando? Consiglio sicuramente è di focalizzarsi nella, una volta appunto è deciso che questo è il progetto della coppia, di scegliere la struttura senza dubbio perché comunque le date più richieste o comunque i mesi più richiesti vanno via subito insomma come disponibilità. Ti ringrazio Sandra di aver partecipato di nuovo al nostro canale e salutiamo tutti quanti. Vi salutiamo e vi aspettiamo prossimo anno, comunque come poi fai tu ogni anno vi aspettiamo anche per un semplice pernotto in una delle nostre strutture. E adesso vado a parlare anche con il tuo chef e sono qui con Alessandro, chef di Terranobile. Ciao Alessandro, benvenuto sul nostro canale. Sì, buongiorno. Qual è il menù più gettonato degli sposi? Allora, ultimamente devo dire che
il piatto che sta riscuotendo discreto successo è, sono le eliche ai funghi cardoncelli in una bisque di scampi. Molto buono, delicato, sposa sia la stagionalità del momento, dell'autunno, e comunque c'è quella nota di mare che in Puglia è vincente. Vabbè, ti ringrazio, salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie, buona giornata. E dopo la nostra intervista online, finalmente ci vediamo qui con Italo e Pierangelo Petrelli. Ciao e benvenuti sul nostro canale. Ciao, ciao, siamo stati invitati tante volte, finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto quest'anno 3 collezioni, abbiamo lasciato il gusto classico nel Petrelli 1941, poi c'è la collezione praticamente quest'anno che si chiamava Etnica e poi c'è l'ultima che si chiama Luxesimo. Abbiamo lanciata per un pubblico dove l'uomo che vuole osare vuole mettere qualcosa di diverso e di unico. Pierangelo, vuoi aggiungere qualcos'altro? Per noi è sempre un'emozione sfilare qui in Puglia, la nostra terra ci rende orgogliosi di questo, è la più bella sfilata che noi facciamo e abbiamo una forza, un'energia che ci dà questa fiera non indescrivibile. Infatti posso dire che è proprio bella ed emozionante, poi come ho detto anche l'altra volta nel video, vedervi poi dopo in gruppo al finale è un'emozione unica. Ogni anno ci regala tante soddisfazioni. Possiamo lasciare un messaggio a chi ci sta ascoltando? Sposatevi tutti! Viva l'amore! Vi ringrazio di aver partecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao Leo, eri benvenuto sul nostro canale. Grazie, molto gentili per questo invito, grazie. Vi proponiamo come, insomma, location wedding in chiave innovativa, proponiamo un nuovo setup, chiaramente abbiamo anche fatto degli interventi per quanto riguarda la nostra cucina, innovazione, insomma, non guasta mai. Sì, siamo, sì, in infatti, Puglia, siamo in Puglia, dove abbiniamo un po' la nostra enologia, i nostri prodotti autoctoni pugliesi, fermo restando la qualità del cibo. Quale consiglio invece possiamo dare ai futuri sposi? Ormai in Puglia hanno preso piede le dimore storiche, castelli e la zona del mare, insomma. Noi ci posizioniamo in un segmento più concreto, dove diamo un valore aggiunto per quanto riguarda la mia struttura. Il relè antica masseria di Mora Mazzaro è una struttura che comunque ha 18 camere, la possibilità di avere ospiti comunque all'interno della struttura, una bellissima piscina, e abbiamo quattro sale molto grandi, capienti, per poter ottimizzare e andare a personalizzare l'intero evento. Va bene Leo, ti ringrazio di nuovo e possiamo salutare i nostri ascoltatori. Assolutamente, grazie, sono orgoglioso di essere su questo canale, grazie a te Mauro per averci scelto. È un piacere. Altrettanto per me, ottima giornata a tutti, grazie. E anche quest'anno sono passato da Dario di Coccopelli. Ciao Mauro, ciao a tutti ragazzi. Sì, abbiamo un bel po' di novità quest'anno, fra cui anche per i più golosi e con la scusa dei bambini abbiamo il nostro candy bar versione super figa e super coccolosa in un certo senso. E fra le coccole appunto per gli sposi ci abbiamo anche il carretto delle crepe e tante belle cose che dovete venire a scoprire. Che messaggio possiamo lasciare ai nostri ascoltatori? Vivetevi con serenità e rilassati quel giorno. Sarà una sola volta e godetevelo appieno, senza tensioni, senza timori, godetevi quel giorno. Le persone parleranno lo stesso, sia nel bene che nel male, ma a voi deve rimanere la serenità di vivere un giorno appieno e divertente. Va bene Dario, ti ringrazio di aver partecipato di nuovo al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a tutti, buona giornata. E mi sono fermato qui in questo bellissimo stand a parlare di abiti da sposa con Giusy. Ciao Giusy e benvenuta sul nostro canale. Ciao Mauro. Cosa puoi fare tu per la sposa? Seguo la sposa praticamente fino al giorno del matrimonio. Viene da me, scegliamo l'abito, scegliamo, ovviamente la sposa prova un mio campionario, sono delle mie creazioni che realizzo io. Se la sposa trova l'abito, bene, noi scegliamo il pizzo, scegliamo i tessuti, creiamo qualsiasi modifica che piace alla sposa e che comunque deve stare bene sulla fisicità di ogni ragazza.
Se invece la sposa non riesce a trovare un abito, non, ce la, cioè, non riesce ad emozionarsi, perché effettivamente la sposa si deve emozionare, se no non è l'abito suo, ma infatti ti spiego, quindi va così, la sposa deve piangere, se la sposa non piange con l'abito addosso, non è il suo abito. E che consiglio possiamo dare alle future spose nella scelta di un abito? Il consiglio che posso darvi è di farvi seguire, perché tante volte può succedere che nel momento in cui una sposa arriva a mettersi l'abito, purtroppo la maggior parte delle ragazze, con l'ansia di quei giorni, comincia a dimagrire. Allora ha bisogno di qualcuno che intervenga al momento, no? Magari si trova da sola. Quindi io consiglio che facendolo su misura vuol dire che viene la perfezione, cioè alla fine avrà la ragazza, la sposa, l'abito perfetto, l'abito dei suoi sogni. Infatti. Va bene Giusy, io ti ringrazio di aver partecipato sul nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Io ringrazio te Mauro, ringrazio voi e seguiteci. E dopo la nostra intervista online sulla contrattualistica, incontro qui in presenza finalmente Michela Tombolini. Ciao Michela. Buonasera e bentrovati, finalmente ci incontriamo dal vivo, insomma, qui in Puglia, benvenuto in Puglia. E sei in compagnia di Titti, che è la titolare di questa masseria, la Grande Quercia. Ciao Titti, benvenuto sul nostro canale. Ciao Mauro, ciao a tutti, io sono Titti Romanazzi e sono la titolare della masseria La Grande Quercia. Cosa fai di bello allora per questa masseria, Michela? Sono ospite da loro, loro rappresentano una delle realtà che esistono nel nostro territorio, una di quelle masserie che appunto sono assolutamente portate alla collaborazione con la figura del wedding planner, ovviamente oggi in figura, cioè da wedding planner e non altro. Che consiglio, Michela, possiamo dare ai futuri sposi nella scelta di una masseria? Assolutamente la prima cosa che noi guardiamo quando inseriamo una masseria nella nostra lista fornitori è quella di avere un ottimo piano B. E a proposito di piano B, ci tengo a dirlo, Titti non ha voluto dirle, ma hanno recentemente completamente modificato la sala, che è il loro piano B, che è diventata un piano A adesso, quindi sono una delle poche masserie che hanno un piano B veramente all'altezza del piano A. Di quanti coperti stiamo parlando? Quanti coperti? La nuova sala? Anche 250, sì, riusciamo ad ospitare, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Perché al nord non siamo abituati a questi numeri. No, assolutamente no, né ai numeri e neanche alle ore di permanenza a tavola. Diciamo che noi Puglia, ma anche la Campania, insomma, siamo campioni di permanenza a tavola. C'è una lunga tradizione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, io vi ringrazio di aver partecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a te Mauro, è stato bello conoscerti, e grazie a tutti per averci ascoltato e guardato. E grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono qui con Andrea. Ciao Andrea, benvenuto sul nostro canale. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, mi dicevi ci sono delle novità quest'anno? Sì, abbiamo delle novità presentate in fiera con un nuovo progetto, la Lancia Appia del 1958, è un'auto storica che presentiamo per la prima volta in fiera come si sposi a Bari. Il vintage va sempre? Il vintage va sempre ed è sempre il nostro consiglio per i futuri sposi quello di affidarsi a servizi di noleggio auto d'epoca, perché riteniamo essere uniche e conservate nel tempo, anche nel futuro saranno sempre ricordate come delle icone. Ti ringrazio Andrea di aver di nuovo ripartecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie e in bocca al lupo alle future coppie. Ciao Francesco e benvenuto sul nostro canale. Ciao Mauro, ciao ragazzi, sono Francesco della Fioreria Padre Pio e ovviamente offriamo un servizio floreale. Che consiglio possiamo dare ai futuri sposi che ci stanno ascoltando? Seguiamo il trend del prossimo anno, che sono i colori, e i colori principali che andranno l'anno prossimo sono sicuramente il rosa, il magenta, ovviamente il bianco e verde continuerà a far parte della nostra stagione e con le strutture continuiamo molto sul dorato. Va bene Francesco, io ti ringrazio di aver partecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie e ciao a tutti. Ciao Franco e benvenuto sul nostro canale. Ciao Mauro e ciao a tutti. Noi ci occupiamo di bomboniere, è l'articolo che gli sposi in questa fiera cercano per la maggior parte. Ci occupiamo di liste nozze, di partecipazioni di nozze,
abbiamo al nostro interno anche un angolo di Joël Patisserie. Quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi? Consigli ce ne sono tantissimi, abbiamo dei cristalli, delle partecipazioni artigianali, proponiamo un coordinato che abbia un filo conduttore, che sia quello del colore, del tema, di quello insomma che la coppia ha deciso di portare avanti per il proprio matrimonio. Insieme ovviamente si sceglie un po' tutto, dalla partecipazione al coordinamento con il segnaposto, con il ventaglio eventualmente, con la copertina, il libro messa. Franco, io ti ringrazio di aver partecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a voi per la visita e grazie a tutti. Sono di nuovo qui con Stefano e con Alessia. Ciao e benvenuti sul nostro canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. La nostra location è molto particolare. Ci troviamo ad Alberobello. Abbiamo i trulli. Alberobello è la capitale dei trulli. Abbiamo un borgo di trulli del 1600 che sono delle camere. Quindi a ridosso di un uliveto secolare. Quante camere avete a disposizione? Tante, sono 150 camere. Mamma mia. Sì, sono tante. Di cui una parte sono all'interno dei trulli, sono 12 camere nei trulli, è un borgo, un piccolo borgo di trulli, e poi il resto è la parte hotel, un hotel tradizionale, cioè vabbè, rispetto ai trulli è sicuramente un hotel tradizionale. Se vogliono rilassarsi hanno anche la possibilità di fare la spa, quindi perché no, c'è la piscina, quindi hanno proprio tutti i comfort necessari, ecco, oltre alla parte del matrimonio. Alessia, che consigli possiamo dare ai futuri sposi nella scelta di un servizio come il vostro? Sicuramente io direi che se vogliono vivere un'esperienza prettamente pugliese, questa potrebbe essere la sala che soddisfa questa richiesta, nel senso che vivendo tutto all'esterno di sera tra gli ulivi e i trulli, questa potrebbe essere l'idea che porta a termine questa esperienza, ecco. Alessia e Stefano, io vi ringrazio per aver partecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a voi. Ciao, grazie mille. Ciao. E anche quest'anno sono passato qui presso lo stand di Villa Ciardi a fare due chiacchiere con Pasquale. Ciao Pasquale, e benvenuto sul nostro canale. Ciao Mauro, è un piacere rincontrarti anche quest'anno nel nostro stand. Allora Pasquale, ci sono delle novità quest'anno? Sì, certo Mauro, che ci sono novità come tutti gli anni e proponiamo sempre qualcosa di diverso per fare la differenza da una stagione a un'altra, per creare nuove situazioni, nuove ambientazioni ogni anno. Quest'anno abbiamo proposto questa bellissima golf card che sarà la nuova moda e la nuova tendenza che porteremo nella nostra struttura. Volevi dare qualche consiglio ai futuri sposi? Sì, io consiglio ai nostri futuri sposi di visionare la nostra struttura, perché comunque come ogni anno abbiamo del valore aggiunto che sarebbe la cura del particolare e poi del servizio. Pasquale, io ti ringrazio anche quest'anno e salutiamo i nostri telespettatori. Il piacere è stato mio di ospitarti qui nel nostro stand, alla prossima stagione. E per gli appassionati di moto mi sono fermato in questo interessante stand dove offrono un servizio particolare. Ciao e benvenuti sul nostro canale. Serena, Domenico. Buongiorno. Ciao Mauro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, possiamo parlare di questo servizio, diciamo, unico che voi fornite agli sposi? Sì, ciao a tutti, sono Serena. Si tratta di un'avventura anche il giorno del matrimonio per gli appassionati delle due ruote, solo che noi abbiamo una ruota in più e un sidecar, quindi è un sidecar d'epoca. Nasce dalla passione perché siamo motociclisti. Quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi che vogliono scegliere un servizio come il vostro? Innanzitutto di affrettarsi, perché la possono guardare, la possono provare dal vivo, insomma, per simulare il giorno del matrimonio, così per la comodità della sposa soprattutto. Ma non solo, cioè viversi le emozioni anche quel giorno del matrimonio a 360 gradi, in modo ovviamente più originale possibile. Va bene, Serena e Domenico, vi ringrazio per aver partecipato al nostro canale e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Grazie, vi aspettiamo. Vi aspettiamo, ciao. In tanti. Ciao Antonella e benvenuta sul nostro canale. Ciao, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti.
E la struttura è una hotel regina tra Torre Mareno e Cattaro a Bari e io sono Antonella, appunto la spa manager. Noi possiamo offrire veramente tanto, dalle camere al festeggiare il proprio matrimonio e al benessere in realtà, che è una cosa importante proprio nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto anche in quel giorno. Quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi che si stanno ascoltando? Di viversi sia la fase della preparazione che quel giorno con leggerezza, gioia e entusiasmo, perché passa in un secondo e non ti accorgi, quindi vivetevi anche il prima, ma non dimenticate del dopo. Va bene Antonella, io ti ringrazio per aver partecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a te, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti con benessere. E mi sono fermato qui a parlare di musica con questi musicisti molto simpatici. I vostri nomi? Grazie. Domenico. Lui è il chitarrista. Domenico, io Donatello, non so nemmeno io cosa ci faccio qui, però Il nostro DJ animatore. E poi? Cantante del gruppo Ida Grillo. È titolare il del gruppo. Il gruppo si chiama Black and White. Nulla è a caso. Sentite sotto cosa c'è? Peggio dei Cugini di Campagna. Guarda. Quello che noi proponiamo in realtà è una band totalmente live che parte dalla musica d'ascolto fino a toccare tutti gli altri generi ballabili. E quindi sottolineo ancora una volta, totalmente live, suonata dal vivo con tutti gli strumenti. Qual è il messaggio che possiamo lasciare ai futuri sposi che ci stanno ascoltando? Allora ragazzi, scegliete la musica live, perché quella secondo me è la colonna sonora del matrimonio. Le basi andate su YouTube e prendete e cantate, invece i veri musicisti suonano live, non ha lo stesso effetto. E quindi scegliete i Black and White. Certo. Va bene, sempre. Bene, allora vi ringrazio per aver partecipato al nostro canale e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao, ciao sposi web TV, ciao. Sposatevi. Anche quest'anno mi sono fermato qui allo stand di Cortebracco De Germani e sono qui con il gestore della struttura Antonio. Ciao Antonio e benvenuto sul nostro canale. Ciao Mauro, ciao a tutti. Antonio, quali sono le novità di quest'anno? Noi facciamo studi e ricerca, quindi ogni anno tante novità, tante nuove proposte a livello sia di food che a livello di struttura, quindi una struttura tutta nuova, un esterno tutto nuovo, soprattutto nella parte del resort, che è la parte moderna di Cortebracco De Germani. Perché ovviamente dà sicurezza vivere anche un matrimonio invernale o un matrimonio anche dove il tempo non permette di stare all'esterno, con degli esterni in copertura, quindi vivere comunque il matrimonio all'esterno ma al coperto, quindi avere quelle garanzie, quelle sicurezze di svolgere tutto il matrimonio così come avevamo strutturato e previsto, quindi tanta personalizzazione anche in questo. Quale consiglio o messaggio possiamo lasciare ai futuri sposi che ci stanno ascoltando? Beh, il consiglio è comunque di affidarsi, perché ovviamente loro si affacciano a un mondo che non conoscono, quindi affidarsi nelle mani sicure è molto importante, perché ovviamente la struttura, la scelta della struttura è il primo passo, ma poi c'è tutta una costruzione dell'evento che è molto importante, che poi porta al giorno del matrimonio, al successo anche dell'evento e ovviamente per noi ad avere maggiori clienti in futuro e ovviamente riempire anche le date dei prossimi anni. Va bene Antonio, io ti ringrazio di aver partecipato al nostro canale e possiamo salutare i nostri ascoltatori. Grazie Mauro, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata a tutti quanti. E mi sono fermato a questo stand a parlare con Andrea di Bar Project Academy. Ciao Andrea, benvenuto sul nostro canale. Buonasera a tutti. È un piacere essere qui, grazie. Noi innanzitutto siamo una scuola di formazione per bartender. E dal 2008 cosa facciamo? Facciamo, non soltanto formiamo i professionisti del futuro, ma diamo assistenza a sale, masserie, agriturismi per i futuri sposi e per quindi eventi privati. Andrea, che consiglio possiamo dare ai futuri sposi che ci stanno ascoltando? Allora, noi come Accademia diamo un servizio, un pacchetto che noi chiamiamo sartoriale, che significa che facciamo su misura ovviamente per i nostri sposi. Decidiamo insieme la tipologia di postazione, la tipologia di cocktail da proporre e anche i nomi della drink list con i prodotti all'interno. Solitamente noi utilizziamo dei prodotti autoctoni italiani proprio per valorizzare il nostro territorio ed è una cosa che facciamo appunto insieme agli sposi. Va bene Andrea, io ti ringrazio di aver partecipato al nostro canale e salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a tutti. Facciamo così, tutti insieme. This is so
chiude qui il nostro video. Spero che vi sia piaciuto e trovato interessante. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche sugli ultimi aggiornamenti, mettere mi piace, lasciare un commento e condividere il video con amici e parenti. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e a presto!